out the drive, but I came back. Boy, you gotta know we don't play that. Boy, you gotta know we don't play that. I've been laying low, I just stay back. I was at work, they did nada. No magic button on life, ain't no tie-dyes. Go gotta, the flow so globe-trotter. Three-pack, I'm serving them all a whole lot of. Al quarto posto ai campionati asiatici under 18, viaggiando a 18 punti e 7 rimbalzi di media il lungo libanese. Ci avviciniamo dunque alla palla 2 di Banco di Sardegna Sassari, Carpegna Prociutto Papalini Basket, partita valida per la prima giornata del girone A della IPSA Next Gen Cup 2022 e 2023, che ha già visto il suo programma aprirsi nella giornata odierna con la sfida tra la Tezenis Verona e la Dolomiti Energia Trentino, partita che si sta disputando in contemporanea ovviamente su Eleven, con la sfida tra Gevi Napoli Basket e Virtus Emil Banca Bologna, vinta da Napoli per 80-62. A seguire nella giornata odierna ovviamente altre 5 partite, tutte in diretta su Eleven Sports. Siamo pronti quindi, perché la formazione di Illuminati e quella di Coach Zucca stanno per saltare per la palla a 2 e vedremo chi riuscirà
a imprimere il primo strappo di questa IPSA Next Gen Cup 2022 e 2023 che proseguirà nella giornata di domani e di lunedì. Le restanti quattro giornate, vi ricordiamo, si disputeranno a Trento invece e Rovereto dal 23 al 26 febbraio del 2023. Arbitrano questo match il signor Miniati, Giambuzzi e Sette Panella per questa partita che è molto interessante soprattutto per alcuni prospetti. Per quanto concerne Sassari, interessante sicuramente il classe 2005 Riccardo Pisano, da monitorare anche i fratelli Marco e Stefano Piredda, i quali dovranno cercare insomma di dare un ottimo contributo offensivo, e poi nel reparto lunghi da attenzionare sicuramente anche il libanese Karim Rtail. Mentre per quanto concerne invece la formazione pesarese, gran parte degli occhi sono sul playmaker Umberto Stazzonelli, che però non è l'unico giocatore ovviamente in grado di fare la voce grossa. Attenzione anche a Ottavio Maretto, a Pietro Sablice e a tutti gli altri. Tutto pronto per la palla 2, vediamo chi riesce ad arpionare questo primo possesso, ed è proprio la formazione di casa, il Pesaro, che gestisce prontamente con Elia Sgarzini. Eccolo qui proprio il numero 7 che prova la prima percussione centrale, fermato però nei pressi delle planche molto bene. Allora il primo attacco della partita anche per Sassari, che ci prova per vie perimetrali. Vediamo chi riesce ad andare per la prima volta alla conclusione, poi dalla distanza ci prova subito Rtail e iniziamo a assaggiare le qualità dalla distanza anche del classe 2004 che inaugura questa partita portando la formazione di coach Zucca avanti di 3 punti. Siamo già dall'altra parte con Stazzonelli, eccolo qui il numero 12, si va poi sotto le planche da Dia e anche il numero 23 della formazione marchigiana riesce a battere il primo colpo, 3-2 per Sassari che è già dall'altra parte gestendo in punta sempre con Karim Rtail. Va il libanese, sulla sua destra c'è Piredda, riesce però a trovare la soluzione verticale per Palazzi, poi sfruttando il tabellone niente da fare la prima volta, la seconda ci riprova ancora Giovanni Palazzi, ma niente da fare per il classe 2006. Allora Pesaro ha la possibilità di mettere per la prima volta la testa in avanti con Umberto Stazzonelli. Gestisce sempre poi Sgarzini, eccolo qui il play della formazione pesarese, c'è l'attacco sulla linea di fondo di Giovanni Sablic, niente da fare però per i ragazzi di Illuminati che devono tornare prontamente nella propria metà campo con il movimento di Marco Piredda, palla che circola velocemente per la formazione sarda che cerca ancora di entrare all'interno dell'arco, non trovando Pertugio preferisce affidarsi alle vie perimetrali, niente da fare però nella conclusione dalla distanza scagliata ma non realizzata da Marco Piredda. Pesaro dall'altra parte, 8 minuti al termine del primo periodo, c'è Sgarzini ancora in cabina di regia cadendo indietro Pietro Sablice, niente da fare per lui, e il cronometro che scorre con Pesaro che aveva cercato di andare ad una conclusione nei primissimi secondi dell'azione, cerca di fare altrettanto Sassari ma il risultato in questo caso è diverso e a ferire sotto le planche è proprio Giovanni Palazzi. Andiamo a rivedere qui intanto l'azione di Piredda che riesce a trovare Palazzi che realizza i 2 punti, quelli del possesso pieno di vantaggio per Sassari, per il tentativo di risposta immediata dalla distanza di Stazzonelli, il ferro però a dire di no al classe 2004. Siamo già dall'altra parte con il fallo subito, il canestro realizzato e il tiro libero supplementare in arrivo per la super giocata di Karim Rtail, il lungo libanese che inizia a farci vedere davvero cose piuttosto interessanti, ma insomma non è un mistero, si presenta come uno dei prospetti più interessanti di questo torneo. L'ultima è stata trascinato anche la propria nazionale al quarto posto ai campionati asiatici Under 18, viaggiando a 18 punti e 7 rimbalzi di media. 8-2 per Sassari che cerca di dare il primo strappo importante alla partita. Qui difende bene sull'azione di Umberto Stazzonelli che ora si deve occupare del possesso di Piredda. Vedete però molto reattiva fino a questo momento la formazione di coach Luminati,
che però qui subisce la tripla da parte di Pietro Sablic, che possiamo riappreziare grazie all'assist di Sgarzini, che ha già messo insieme diversi possessi per la formazione pesarese. Sassari avanti ora di 3 punti e che cerca di riallungare con la parabola scagliata e realizzata da parte di Piredda, e siamo sulle 10-5 con 6 minuti e 20 secondi al termine di questo primo periodo già molto intenso, che va ad inaugurare la prima giornata per Sassari e per Pesaro nel girone A della IPSA Next Gen Cup 2022-2023. Parabola alta che non va a referto di A, cerca di giganteggiare nel pitturato, niente da fare ancora per il classe 2003, e allora può gestire ancora Sassari con il solito Pireda. Se la va a giocare in post Riccardo Pisano, che subisce il fallo. Attenzione ovviamente anche al numero dei falli di squadra, siamo ben lontani da una parte e dall'altra per quanto concerne il bonus speso, e quindi squadre che ancora possono cercare di mandare rispettivamente i giocatori avversari ad una rimessa offensiva piuttosto che dalla lunetta. Vediamo come se la gestisce proprio Sassari con un'altra tripla che va a referto, che fa muovere la retina. Ancora Piredda, siamo sulle 13-5, l'assico che si riallunga. Pietro Sablic per Pesaro, palla che circola lungo il perimetro, poi c'è Sgarzini che va a ribaltare il fronte per Stazzonelli, che non è ancora riuscito ad entrare in partita come sicuramente in grado di fare il numero 12. Si va all'interno dell'arco per la parabola di Giovanni Sablic, ancora niente, ma c'è un possesso supplementare e altri 11 secondi ora a disposizione di Sgarzini con la tripla realizzata proprio da Stazzonelli, e inizia a prendere quota anche la prestazione del playmaker romano, che ha già diverse presenze nell'NBA ed è sicuramente uno dei candidati al titolo MVP di questa competizione. Siamo sulle 13-8 quando abbiamo varcato la prima metà del primo periodo, la tripla tentata e non realizzata da Sassari, che ci aveva provato con Piredda. Pesaro può correre dall'altra parte e Stazzanelli realizza il quarto e il quinto punto consecutivo per lui, e soprattutto riporta i suoi sui due possessi pieni di svantaggio. Allora va la formazione allenata da coach Zucca con Artile, che già ci ha fatto vedere qualche pezzo di bravura. Eccolo qui dal mezzangolo, il primo ferro a dire di no al lungo libanese. Il rimbalzo raccolto ancora da Elia Sgarzini, che va in conduzione sulla sua destra per Giovanni Sablic, poi ancora Pietro Sablic, palla che circola anche dalle parti di Mamoudou Dia, ci prova Sgarzini, niente da fare per la formazione di Illuminati, che ora deve correre rapidamente per evitare la transizione dei propri avversari. C'è il gioco fermo per il fallo speso proprio da Giovanni Sablic. 3 minuti e 55 secondi, 3 falli di squadra spesi dalla formazione marchigiana, iniziano anche i primi cambi per Pesaro, dentro anche Leonardo Prenga tra i giocatori gettati nella mischia da Giovanni Illuminati, e vediamo che si va a giocare meglio questo rettilineo finale di primo periodo. Va Sassari con Pitirra fuori per la tripla che non riesce a far muovere la retina, quella di Rtail, di Francesco, altro giocatore neo entrato per Pesaro, palla che circola per vie centrali proprio per Prenga, cercano subito di mettersi in mostra i giocatori inseriti all'interno del parquet da coach Illuminati. Stavolta il fallo è di Sassari. Primo fallo, primo di squadra. Con Pitirra che è andato a spendere il fallo e si riprenderà con una rimessa per la formazione marchigiana, che cerca di pareggiare i conti in caso di tripla. Va Sgarzini cercando di avvicinarsi al canestro, non trova la linea di penetrazione centrale, ci riprova però una seconda volta Leonardo Prenga, subito molto attivo il classe 2004, che qui ha sfiorato i 2 punti, che con il fallo subito sarebbero
si sarebbero tradotti in un potenziale gioco da tre punti, dovrà accontentarsi, si fa per dire, dei due tiri liberi. Leonardo Prenga. Prima parabola che fa muovere la retina. Avrà ora una seconda chance per portare Pesaro sul meno uno. Fa 2 su 2 la Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro. Ora intravede la possibilità di ripareggiare i conti, ma ora serve una buona difesa su questa circolazione palla di Sassari, che porta Tommaso Mozzo ad andare fino in fondo. Bella giocata del numero 4, e si torna sul più 3 per i ragazzi di Roberto Zucca. Allora Pesaro dall'altra parte con Stazzonelli. C'è l'end-off proprio a favorire il numero 12, bel passaggio in verticale che però non si tramuta in due punti che sembravano semplici, quelli di Prenga, che torna nella propria metà campo sull'attacco di Sassari con Piti, fino in fondo. Eccole qui tutte le qualità atletiche di Karim Mertail, che andiamo a riapprezzare qui allo spazio per accelerare, per appoggiare al vetro, per realizzare due punti, quelli che valgono il più 5. Sulla punta del largo va a ricevere ancora Prenga, c'è un altro fallo, tre falli di squadra fino a questo momento per Pesaro, e dovrebbe trattarsi anche del terzo fallo di squadra per Sassari. Così è 2 minuti e 14 al termine del primo periodo. Entra il capitano intanto Riccardo Pisano per Pesaro, classe 2005, il numero 12. Vediamo qui la gestione da parte di Basoli, conclusione dalla distanza, si era alzato Piredda, niente da fare per lui. Allora corre Sassari con Tumbari, siamo sul fronte destro dell'attacco, fronte che però viene rapidamente ribaltato dal mezzangolo, ci prova senza riuscire a graffiare la formazione allenata da coach Zucca. Allora Pesaro ha la chance di riportarsi subito sotto, vediamo se riesce ancora una volta a Prenga all'interno del pitturato, niente da fare per lui, si resta col punteggio congelato sul 17-12. In transizione veloce ci prova dalla distanza Pitirra, solo il primo ferro per lui. Allora Pesaro con la solita gestione di Sgarzini, che poi si getta all'interno dell'arco, riceve poi sul fronte opposto, grande conclusione da parte di Elia Sgarzini, la conclusione che vale il meno 2 per Pesaro, che ora difende sull'attacco che va per vie centrali e poi verso Pitirra. C'è il fallo in attacco però compiuto proprio da Pitirra. Buona la posizione difensiva di Sgarzini, che riceve anche i complimenti dei suoi compagni. Pesaro riprende i giochi, rotazioni in casa Sassari con coach Zucca, che ovviamente fa rifiatare alcuni dei suoi per gestire al meglio delle le energie, chiaramente tre partite nel giro di tre giorni e energie che vanno sicuramente dosate. Tiro in corsa intanto da parte di Francesco, ma il gioco si era fermato in precedenza. Meno di un minuto al termine del primo periodo e ci saranno tiri liberi per Matteo Di Francesco, perché Sassari ha speso il proprio bonus e quindi il classe 2005 ha la possibilità di pareggiare i conti, anche se la prima parabola va ad incocciare sul ferro. Avrà comunque una seconda chance Matteo Di Francesco. Fa 0 su 2, poi si lotta a rimbalzo, Sassari riesce a far suo il possesso e corre dall'altra parte con Riccardo Pisano. Eccolo qui il numero 12 che chiama Artail verso sé, eccola la verticale verso il cestista di nazionalità libanese che cade indietro, ma ha subito il fallo e anche Pesaro dopo questo fallo dovrà fare attenzione perché va a spendere il proprio di bonus. Sta cercando ovviamente di dare meno spazio possibile a Karim Ertail.
tanto le indicazioni da parte di coach Illuminati e di coach Zucca, giocatori che si predispongono all'interno dell'arco per questa rimessa offensiva di cui si occupa Mozzo. Eccolo qui Irtail verso la linea di fondo, lo scarico un po' complicato, poi bello questo taglio in backdoor e Tommaso Mozzo che riesce ad appoggiare al vetro. Riapprezziamo questo bel movimento, tagliata fuori la difesa di Pesaro. Siamo sul 19-15 e 17 secondi al termine del primo periodo, con una discrepanza di circa 3 secondi tra i due cronometri. Si fa vedere Prenga, si preferisce però la via perimetrale con Di Francesco. Ancora Sgarzini sulla sirena, ci prova, niente di fatto, poi c'è il rimbalzo. 19-15, riesce allo scadere a realizzare due punti preziosi Gabriele Tarallo. Un primo periodo molto attivo da una parte e dall'altra con Sassari e Pesaro, che hanno iniziato a rompere un po' il ghiaccio in questa Ipsanext Gen Cup 2022-2023. Fino a questo momento 10 minuti per Piretta, con 3 punti a referto, 4 punti anche per Mozzo. Dall'altra parte abbiamo i 5 punti di Stazzonelli, i 3 punti di Sgarzini. Sgarzini che è stato il giocatore più impiegato fino a questo momento dal suo allenatore Giovanni Luminati. Approfittiamo di questa breve pausa per ricordarvi che su Eleve Sports questi sono i giorni della Ipsanext Gen Cup 2022-2023, ma sono anche i giorni delle qualificazioni al Mondiale del 2023. Ieri questo impianto, la Vitrifrigo Arena di Pesaro, ha ospitato Italia-Spagna, Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che tornerà sul parquet lunedì prossimo dalle ore 16 a Tbilisi contro la Georgia, tra gli altri di Toko Shengelia, per cercare di rifarsi della sconfitta contro i campioni d'Europa in carica e di avvicinarsi alla rassegna iridata. Next Gen Cup che ovviamente ha fatto sì che insieme ovviamente anche alle qualificazioni mondiale del 2023 la Serie A fosse ferma. Serie A che riprenderà ovviamente la prossima settimana con tutte e 8 le partite in programma, come sempre in diretta su Eleven Sports, e poi sarà la volta anche del ritorno dell'Eurolega, dell'Eurocup, gradualmente anche della Basketball Champions League. Insomma, tutto il meglio del basket italiano europeo su Eleven Sports. E in questi giorni, tra l'arena centrale, questa di Pesaro, e la Palestra Nord, riusciamo a offrirvi anche il meglio di quello che sarà insomma il futuro del basket italiano e non solo. Abbiamo iniziato i giochi con il successo del Napoli Basket contro la Virtus Emilbanca Bologna per 80-62. Altro match invece quello che era iniziato alle 12 tra la Tezenis Verona e la Dolomiti Energia Trentino, con il 57-52 di Trentino. Poi questa partita, vi ricordo che tra 5 minuti sarà la volta anche della Bertram Jozz d'Artona Tortona contro l'Epicasa Brindisi, e poi il resto del programma giornaliero si completerà con Venezia e a 7 Emporio Armani Milano alle ore 15.30, mentre è iniziato ora il secondo periodo. Ci sarà anche Reggio Emilia Varese, Scafati Germani Brescia e Treviso contro Trieste, con 8 partite al giorno, 24 partite in 3 giorni, con alcuni degli altri nascenti del basket italiano. Vediamo se Sassari riesce ad inaugurare bene questo secondo periodo. Si alza senza riuscire a realizzare Giovanni Palazzi. Allora una chance subito anche Pesaro dall'altra parte, con la gestione di Francesco. Si va dalle parti di Prenga, poi ancora in palleggio c'è Siepi che prova a realizzare il suo primo canestro. Niente da fare per il numero 10. Un po' di spazio per Sassari con lo scambio che da Mozzo porta a Piredda, la tripla del numero 8. Non riesce però a centrare il bersaglio grosso. Siamo sul 19-17 perché nel finale di primo periodo c'erano stati 2 punti proprio in extremis da parte di Gabriele Tarallo. Ora prova a inaugurare in termini di punteggio questo secondo periodo Pesaro con il tiro dalla distanza di Michele Denti. Niente da fare nemmeno per lui. E il possesso che viene recuperato dalla formazione sarda con 8 minuti e 55 secondi
all'intervallo lungo è la gestione di Karim Rtail, che va in conduzione a varcare la linea di metà campo. Palla che circola velocemente dalle mani di Piredda, poi la virata per nulla facile, il tentativo di scarico in extremis di Pisano, ma si resta nel pitturato dell'area pesarese. Poi attacco dei ragazzi di Illuminati che deraglia, il possesso che viene recuperato proprio dalla formazione padrona di casa, dopo che quella di Zucca non era riuscita a trovare la soluzione ideale. Gestione da parte di Matteo Di Francesco in cabina di regia. Fino a questo momento se l'è spartita con Sgarzini. Tornato dentro anche Stazzonelli, che si affida a Siepi. Di nuovo per il numero 12, che si arresta, prova la parabola. Il secondo ferro abbondante per lui. Prova ad andare quasi in campo aperto Sassari. Niente da fare, anche perché ci sono le mani veloci di Fabio Bassoli, che fermano tutto. Non riescono a far ripartire la formazione di casa, ma riescono a interrompere quello che sarebbe stato un contropiede piuttosto pericoloso sicuramente per Sassari. Ora pronto alla rimessa offensiva proprio con Karim Rtail, che aspetta l'uscita dai blocchi di un proprio compagno, che finta la conclusione si affida di nuovo al numero 18, che va sul suo fronte destro per Piredda, che cerca il pertugio verso il canestro, si alza due volte il ferro a dirgli di no, poi le mani molto molto lunghe di Umberto Stazzonelli, leve lunghissime per il playmaker romano, che riceve ora nei pressi dell'arco, va col consegnato e c'è anche lo schiacciato di Di Francesco, eccolo qui il numero 5, di nuovo per il numero 14, di nuovo per Stazzonelli. Di A alla fine risolve tutto, realizzando all'interno del pitturato. Siamo sul 19 pari dopo il primo strappo della partita targato Sassari. Pesaro pian piano è riuscito a rimettere il punteggio in perfetto equilibrio. Va Pisano, si va per Piredda, niente da fare per lui, la strada è sbarrata, la virata di Bassoli, poi dalla distanza ancora Piredda, secondo ferro di A arriva pulire tutto e a far ripartire Di Francesco. Eccolo qui Stazzonelli, che entra all'interno dell'area, cerca di muoversi contro le maglie della difesa sarda, che riescono però a chiudersi attorno a lui. Può correre velocemente dall'altra parte Pisano, che è costretto a fermarsi, a tornare sui suoi passi. In qualche maniera Piredda alza questa parabola, fermato proprio sul movimento di tiro, ragion per cui il numero 11 andrà in lunetta per due tiri liberi, chiaramente numero 8, pardon, Piredda, e c'è il time out chiamato. Si fermano le due squadre sul punteggio di 19 pari dopo aver fatto vedere diverse cose interessanti da una parte e dall'altra. Chiaramente Sassari e Pesaro, come abbiamo avuto modo di dire, torneranno sul parquet anche domani e dopodomani per le partite che coinvolgono il girone A. Vi ricordo che in questa prima fase si qualificheranno le prime quattro squadre secondo concentramento, che poi si svilupperà a febbraio in quel di Trento. Nella giornata di domani, così ricordiamo anche quelli che sono gli appuntamenti in questa prima fase di queste due squadre, Sassari sarà di scena alle ore 15:30 contro Tortona, mentre i padroni di casa della Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro ospiteranno la Unatelz Reggio Emilia. Tutte e 24 le partite, vi ricordo, in diretta su Leve Sports e sui canali della Lega Basket di Serie A. Intanto andiamo a dare uno sguardo anche a quelle che sono state le statistiche più interessanti di questi primi quasi 15 minuti di partita, con la formazione di Roberto Zucca, che ha tirato col 46% da 2 e il 25% invece dalla lunga distanza, mentre quella pesarese dall'interno dell'arco fino a questo momento è ferma solamente al 22%, meglio sicuramente da oltre largo, con 3 triple realizzate su 6 tentative. È il momento dei due tiri liberi per Piredda, con la prima parabola che va sul secondo ferro. Avrà comunque una seconda opportunità il classe 2006 di riportare i suoi avanti di un punticino
0 su 2, poi riesce con le sue lunghe leve Ertail a arpionare questo possesso supplementare molto prezioso, 6 minuti e 48 secondi all'intervallo lungo, palla però che viene prontamente rubata da Di Francesco che si invola dall'altra parte, tanto spazio per Mamadou Dia che non se lo fa dire due volte, appoggia facile al vetro e porta Pesaro in vantaggio. Poi avrebbe voluto il fallo di sfondamento presumibilmente Matteo Di Francesco proprio sulla sortita offensiva dell'altro numero 5, se ho ben visto, vale a dire Fabio Bassoli, gioco che si ferma ed è proprio Bassoli che va ad apprestarsi a compiere questa rimessa, ha ricevuto anche un colpo nei pressi dell'occhio sinistro, il classe 2005. Proseguono intanto le rotazioni per quanto concerne anche la formazione pesarese, chiede palla sul fronte destro proprio lo stesso Bassoli, niente da fare però per Sassari, può correre dall'altra parte Stazzonelli che mostra tutto il suo mix di tecnica e fisicità per portare Pesaro sul più 4 ed è il massimo vantaggio per i ragazzi di Illuminati in questa partita. Lo schiacciato molto intelligente, molto bene Pisano per Palizzi che riesce a finalizzare per il nuovo meno 2 per Sassari che dopo essere passata in svantaggio ora prova a cercare il controsorpasso. Pesaro non riesce nel suo attacco e allora prova Sassari a punire in transizione dal mezzangolo, ci prova ma non realizza Riccardo Pisano. Poi si lotta ancora una volta sul rimbalzo lungo e si resta nella metà campo di Pesaro. 14 secondi. Pronto lo stesso Riccardo Pisano a effettuare la rimessa quando stiamo per varcare anche la prima metà del secondo periodo. Ancora Piredda dall'angolo, niente da fare nemmeno in questo caso per il numero 8, ma ancora una volta Sassari che nelle seconde chance, nei rimbalzi offensivi, sta facendo valere tutta la sua fisicità. Va Bassoli, costretto però a tornare sui suoi passi. E poi Ertail con la panchina che chiama i secondi a disposizione per scagliare un tiro. Scade il cronometro dei 24 e Pesaro che grazie a un buon atteggiamento difensivo riesce a recuperare il possesso. Parziale di 19-7 nel primo periodo, siamo 6-2 per Pesaro in questo secondo. Due schiacciati che fanno beneficiare Mamadou Dia che ringrazia, realizza altri due punti. Dicevamo della fisicità sì di Pesaro, ma sicuramente quella di Dia non è seconda a nessuno. Qui il 23 però non riesce a metterci una pezza, allora Palazzi riesce in qualche maniera a realizzare due punti importanti, siamo 25-23 per la formazione di Illuminati. Ancora Dia, stavolta fintando la conclusione andando in verticale, non riesce però a intendersi con Elias Garzini e Sassari che riesce a recuperare il possesso delle operazioni. Sassari getta tra gli altri nella mischia anche Edoardo Raffo, il classe 2005. Gioco ripreso con la formazione di Zucca che prova ad andare a canestro e ci riesce con una pregevolissima giocata di Riccardo Pisano che non riesce ad essere fermato da Pesaro. Siamo sul 25 pari ed equilibrio che resta davvero estremo. Mezzangolo per la tripla non realizzata da Stazzonelli, ma Pesaro ci riprova con il tiro in corsa di Aloy, nemmeno questa seconda conclusione però riesce a centrare il bersaglio grosso. Dall'altra parte Piredda che pensa ad un passaggio sulla sua verticale, preferisce poi passare dall'altra parte, attacco sulla linea di fondo di Raffo, niente da fare, cade anche sui tabelloni, deve rientrare velocemente il numero 15 perché Pesaro è già dall'altra parte col tiro in avvicinamento di Sablic, non riesce a graffiare il numero 11 Pietro Sablic perché c'è anche Giovanni con il numero 15, qui Ertail riesce a spaziarsi con la sua fisicità e mettendo a terra proprio
Pietro Sablic, ma niente da fare per quanto riguarda la realizzazione del numero 18. Si resta sul 25 pari, finta di attacco sulla linea di fondo di Sgarzini, va da Dia che si guarda intorno, preferisce andare indietro da Luca Aloi, poi con la mano sinistra, sfruttando tutta la sua sensibilità, Pietro Sablic, gran bel canestro, sale a quota 5 punti personali il classe 2003, costringendo Sassari al time out quando mancano 3 minuti e 8 secondi al termine del secondo periodo. Tocchiamo, ma io tanto c'ho la macchina. Ci avviciniamo all'ultima parte del secondo periodo in una partita, quella tra Sassari e Pesaro, valida per la prima giornata della IPSA Next Gen Cup 2022-23, che ci ha fatto vedere già tante cose interessanti. Da una parte e dall'altra abbiamo detto di Sassari, che può contare chiaramente su Riccardo Pisano, sui fratelli Marco e Stefano Piredda, ovviamente su Karim Artail. Abbiamo detto invece chiaramente di Pesaro, che può contare su Umberto Stazzonelli, su Pietro Sablic, che abbiamo visto realizzare poco fa un canestro interessante, su Dia, che abbiamo già visto giganteggiare nel pitturato. Vediamo però chi riesce a spuntarla, almeno in questi tre minuti finali scarsi di secondo periodo. Bello il palleggio incrociato da parte di Pisano, si torna indietro ancora dal solito Karim Ertail, va il libanese, si arresta, difficile davvero fermarlo, leve lunghissime per il libanese classe 2004, c'è il fallo proprio di Pietro Sablic, si è ben visto, così è infatti, non è riuscito a fermare il ragazzo libanese, pronto a confermarsi in questa edizione della Next Gen Cup dopo l'ottima edizione disputata la scorsa stagione, dove era sempre in prestito a Sassari. Lui, che lo ripetiamo per chi non ci avesse seguiti dall'inizio della telecronaca, si era imposto anche con la propria nazionale in Libano al quarto posto ai campionati asiatici under 18 con una media di 18 punti e 7 rimbalzi di media. 27 a 27 chiaramente sale il tassometro di Ertail, risponde però immediatamente Stazzonelli, due dei giocatori più attesi che si rispondono a vicenda, un colpo da una parte e un colpo dall'altro, con Pesaro che ha un possesso pieno di vantaggio e ora prova a difendere forte ancora sul palleggio incrociato da parte di Pisano, che però non riesce a realizzare. Ovviamente dall'altra parte ci riprova subito Stazzonelli, che inizia a salire di quota in termini di prestazione, grande tripla del playmaker novano e più 6 per Pesaro, cadendo indietro ancora una volta Ertail, ma non è un mistero che il libanese sia in grado di realizzare conclusioni del genere. Intanto quasi da fermo ci prova dalla distanza per Pesaro Luca Aloi, ma c'è il secondo ferro abbondante per lui, di nuovo Ertail a gestire, si resta sul perimetro, cerca la percussione anche Denti, niente da fare per lui, poi Dia sfruttando tutta la sua esplosività, fermato in maniera fallosa. Ovviamente attenzione anche al numero dei falli di squadra con Sassari, che commette il primo fallo di squadra di questo secondo periodo, 3 falli di squadra invece per Pesaro. Pronto Mamadou Dia dalla lunetta, fino a questo momento dalla linea della
carità, 0 su 3 su 5 pardon, per Sassari. Mentre Pesaro ha realizzato 2 tiri liberi su 4 tentativi. Dia realisce, portando la sua prestazione a 9 punti totali, avvicinandosi alla doppia cifra che fino a questo momento, per quanto riguarda Pesaro, ha toccato solamente Stazzonelli, che a quota 13 punti prova ad aumentare invece il suo tabellino personale. L'altro giocatore della partita in doppia cifra, l'unico per Sassari fino a questo momento, vale a dire Karim Mertail, che ha quota 12 in 18 minuti, niente da fare per lui. C'è il time out chiamato da Pesaro, il cronometro che si arresta sul minuto e 8 secondi all'intervallo lungo. Siamo sul 34 a 29 per Pesaro, che nelle prime battute di questa gara ha sostanzialmente sempre rincorso, poi è riuscita a mettere la freccia la formazione allenata da Giovanni Luminati, che sta tirando con il 32% dall'interno dell'arco, 8 tiri realizzati su 25 tentativi. Sta tirando invece piuttosto bene da 3, con 5 triple messe a referto sui 10 tentativi totali. Va detto che di queste 5 triple, 3 sono quelle di Umberto Stazzonelli, mentre dall'altra parte fino a questo momento non decolla la prestazione dalla distanza di Sassari, che ha messo a segno solo 2 triple con il solito Ortail e con Piredda, ma solo 2 su 11, che tradotto è il 18% per Sassari, che sicuramente deve migliorare in questa statistica per cercare di fare partita alla pari. Gioco che sta intanto per riprendere. Noi approfittiamo di questa pausa per ricordarvi che la prossima settimana su Eleven Sports ovviamente torna in diretta tutta la Serie A Unipolsai con le 8 partite in programma live sulla nostra piattaforma. Ma questo è il weekend, oltre a lunedì, della Next Gen Cup 2022-2023. È bellissimo l'assist confezionato da Sgarzini. Sablic ringrazia, realizza 2 punti, ma il 90% l'ha fatto il super assist di Sgarzini. 36 a 29 lo strappo prodotto da Pesaro, che ora prova anche a fare l'altra metà del compito, ovvero difendere forte. Lo fa in maniera fallosa, si danno il 5 Pietro Sablic e Dia. Primo fallo personale per Tombari. Pesaro che ora dovrà fare attenzione a commettere un fallo nei prossimi 40 secondi, perché ha di fatto speso il proprio bonus. Riceve Ertail, che non trova il varco, trova invece la linea di passaggio per Piredda, ma le mani veloci della difesa pesarese a sporcare questo possesso. 9 secondi a disposizione ancora per i ragazzi di Zucca per inventarsi qualcosa. Vediamo se ci riescono con Pisano, che va sul fronte sinistro, e c'è il fallo in attacco, la violazione di passi fischiata a Giovanni Palazzi, se ho ben visto. E c'è il time out per Pesaro, perché ci sono ancora 28 secondi e 4 decimi. E dunque coach Giovanni Luminati ovviamente non vuole lasciare nulla al caso in questo rettilineo finale di secondo periodo. Pesaro che chiuderà poi questa prima fase a gruppi della Next Gen Cup questa 3 giorni, chiudendo di fatto il programma lunedì 14 novembre alle ore 15:30 sul campo di Treviso. Mentre nel suo ultimo impegno di questa primissima fase, Sassari sfiderà Brindisi in quella che sarà la prima gara mattutina proprio del terzo giorno di questo primo concentramento. Alle ore 9 la palla 2 tra Sassari e Brindisi, ma insomma ancora troppa acqua deve scorrere sotto i ponti, come si dice in questi casi, perché dobbiamo ancora capire chi la spunterà in questo primo incrocio tra Sassari e Pesaro. Siamo sul 29 a 36, 28 secondi e 4 decimi
a disposizione delle due squadre. Vediamo ora se Pesaro, come è abbastanza presumibile pensare, farà scorrere più secondi possibili proprio per evitare che Sassari abbia troppi secondi a disposizione per il suo ultimo possesso. Idealmente, facendone passare 24, ne resterebbero poco più di 4 a disposizione di Sassari. Eccolo qui l'attacco portato da Pesaro col solito Sgarzini, poi via fino in fondo, palla bloccata tra le plance e il tabellone. Si lamenta con se stesso Dia, perché sì, subisce il fallo, andrà in lunetta per due tiri liberi, però era molto vicino a realizzare il potenziale gioco da tre punti. Prestazione comunque positiva fino a questo momento per uno dei giocatori probabilmente più esplosivi che vedremo all'interno di questa competizione, vale a dire Mamadou Dia. Primo tiro libero al referto per lui, siamo sulle più 8 per Pesaro. La seconda parabola invece non fa muovere la retina, attenzione, 10 secondi, in qualche maniera Sassari riesce a recuperare il possesso, vediamo Ortail come se la gioca, fino in fondo lo scarico appoggiando il vetro in extremis Palazzi, ultimissimi secondi, a Dia non resta che aggrapparsi a questo possesso, far suonare la sirena, 37 Pesaro, 29 Sassari, fino a questo momento a sorridere è la formazione.
Pochi secondi per l'inizio del terzo quarto tra il banco di Sardegna Sassari e la Carpegna Prosciutto Papalini Basket di Pesaro, prima giornata del girone A della Ipsa Next Gen Cup 2022-2023, con alcuni dei prospetti più interessanti del basket italiano e non solo presenti qui a Pesaro. Fino a questo momento da evidenziare per quanto riguarda la formazione di coach Zucca, i 12 punti, 12 minuti di Karim Style, anche se questo, oltre agli 8 rimbalzi, siamo già vicini alla doppia doppia per il lungo libanese, anche se va sottolineato che l'altro lato della medaglia chiaramente sono le 4 palle perse, in generale per Sassari 10 palle perse, chiaramente questo è un dato che va assolutamente limato per i ragazzi di Zucca se vogliono cercare di rientrare in un match dove devono recuperare in questo momento 8 punti. Dall'altra parte ci sono invece due giocatori in doppia cifra, vale a dire Mamadou Dia e Umberto Stazzonelli, in particolar modo il numero 12, insomma, ha realizzato 3 triple davvero niente male, che hanno prodotto lo strappo per quanto riguarda la formazione di Giovanni Luminati. Tra l'altro Umberto Stazzonelli, che è uno di quei giocatori di questa Ipsa Next Gen Cup 2022-2023, a militare anche nella prima squadra, per lui sostanzialmente già 6 convocazioni nella Serie A attuale, ha messo sul parquet anche 2 minuti nella prima giornata contro Trieste, ma insomma lo avevamo detto, era uno dei giocatori più attesi. Eccolo qui, va fino in fondo e rischia di fare una delle giocate più belle non solo di questa giornata ma dell'intera competizione. Solo il ferro a dirgli di no, ma riesce in qualche maniera a riciclare portando 2 punti, quelli che valgono la doppia cifra di vantaggio. Nessuna delle due squadre fino a questo momento era riuscita ad andare sulla doppia cifra di vantaggio e ci riesce la formazione di casa. Vediamo come inaugura questo terzo periodo anche Sassari, che ci prova ancora una volta dalla distanza, la retina che si muove. Gran bella tripla da parte di Pisano, una tripla fondamentale psicologicamente perché Pesaro stava mettendo qualche gradino di troppo di vantaggio tra sé e i propri avversari. Va di A, vediamo se la gioca in post basso. Per lui l'avvicinamento è una bella sfida a quote elevate con Karim Mertail, c'è cioè il fallo del numero 18, ovviamente il primo di questo terzo periodo e ovviamente il primo per Sassari in questo quarto. Movimento di tiro che era già iniziato e quindi altri 2 tiri liberi per Dia, che è già andato diverse volte in lunetta, segno insomma che non è assolutamente facile contenerlo. Retina che si muove dopo la prima parabola, quella che vale il momentaneo meno 8 quando mancano 8 minuti e 55 secondi al termine del terzo periodo. Va ancora Dia che porta i suoi sul più 9 o 3 possessi pieni di vantaggio se preferiti. La conduzione da parte di Pisano, le mani veloci e l'astuzia di Umberto Stazzonelli. C'è Rtail pronto per la rimessa, lui che la scorsa stagione insomma si è visto anche in prima squadra nella stagione 2021 e 2022 con 3 partite all'interno della stagione regolare. Intanto Dia ad arpionare questo rimbalzo difensivo, si va dall'altra parte ancora con Stazzonelli, stavolta la tripla non riesce a far muovere la retina. Rtail, la virata da parte di Pisano, ma Sassari non riesce fino a questo momento a sbloccarsi. Siamo sempre sul più 9 per Pesaro, che prova con Pietro Sablice ad andare fino in fondo. C'è il fallo di Piredda. Problemi di falli per Piredda perché il suo terzo fallo in questo match. Dia riceve dalla rimessa, sempre dal solito Sgarzini, poi ci prova dalla distanza Giovanni Sablice, niente da fare nemmeno per lui.
meno di 8 minuti al termine del terzo periodo. Ortile sempre a orchestrare la manovra per i suoi. Uno contro uno con Stazzonelli, che riesce in qualche maniera a deludere il blocco. Poi in sospensione il tiro di Marco Piredda, niente da fare per l'otto, le leve lunghissime di Ortile che riesce ad evitare un passaggio che avrebbe portato due punti piuttosto semplici. Corre dall'altra parte Sassari con l'arresto e il tiro di Riccardo Pisano, niente da fare per lui, e Pesaro allora prova a rifiatare con Umberto Stazzonelli che varca la linea di metà campo. C'è Pietro Sablice che gli va a suggerire il movimento, ancora Stazzonelli, la verticale per Dia che assorbe il contatto, si appoggia al vetro, realizza due punti importanti e soprattutto aumenta il proprio tassometro realizzando il 15° e il 16° punto personale. 15 secondi invece a disposizione di Sassari per questare qualcosa, ma palla che non circola troppo velocemente, ancora l'arresto però di facile lettura per la difesa pesarese, ci aveva provato Marco Piredda. Momento cruciale della partita perché Pesaro dà la sensazione di poter scappare, palla che circola lungo il perimetro, si va sul fronte sinistro da Elia Sgarzini, fuori ancora per Stazzonelli che si accentra, scaglia questa tripla, niente da fare, sporca un po' le sue percentuali dalla distanza Stazzonelli, ma insomma l'abbiamo detto, è in grado con tutto il suo talento sicuramente di metterle a referto. C'è il time out intanto chiamato dal coach del banco di Sardegna Sassari Roberto Zucca, che vuole ragionare con i suoi con 6 minuti e 29 secondi sul cronometro. Sassari che fino a questo momento, dicevamo, non ne brilla dalla distanza, mentre Pesaro si è fermata alle 5 triple del primo tempo, ne ha provate altre 3. Altre due Stazzonelli negli ultimi minuti, non riuscendo però a centrare il bersaglio grosso. Però dicevamo soprattutto il tema delle palle perse, perché Pesaro ha controllato molto meglio il ritmo, solamente 3 palle perse per i ragazzi di Illuminati, ben 11 invece per il banco di Sardegna Sassari. È un dato sintomatico anche quello degli assist, perché ne hanno messo a referto 3 in più i ragazzi della formazione marchigiana rispetto alla formazione di Roberto Zucca, che fino a questo momento si è affidato ai 12 punti di Ertile, ai 6 di Giovanni Palazzi, 5 di Riccardo Pisano. Vediamo se ci sarà spazio anche per il resto del match per i vari Michele Denti o per Edoardo Raffo, che abbiamo visto per circa 2-3 minuti nel corso del primo tempo. Gioco pronto a riprendere con la rimessa da parte di Sablice, ancora Staffonelli cercando di fare la voce grossa con la linea di penetrazione centrale, non riesce però stavolta a finalizzare, tentativo di virata di Ortile, poi si lotta sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro e la spuntano i padroni di casa, ancora la verticale esplorata da Stazzonelli per Redia, infrazione di passi stavolta per il numero 23. Girone A che ovviamente deve ancora sbloccarsi dal punto di vista dei punti realizzati e dei record per le squadre partecipanti, cosa che invece ha già fatto il girone B, perché Trentino e Napoli sono a quota 2 punti, ovviamente dopo la prima vittoria ottenuta nelle prime due partite disputatisi quest'oggi tra l'Arena Centrale e la Palestra Nord. Qui nel complesso della Vitrifrigo Arena, Ertile intanto la conclusione che non riesce a graffiare. Siamo dall'altra parte con Staffonelli, di nuovo Dia che entra ora all'interno del pitturato. Poi Sablic, c'è cioè l'ultimo tocco di Ertile. Bello il duello tra Pietro Sablic e Karim Ertile, duello che si è appena rinnovato. La rimessa offensiva per Pesaro con Edoardo Raffo, poi Basoli, gioco nuovamente fermo, siamo a quota 2 falli di squadra per Sassari, ancora nessun fallo di squadra per Pesaro,
che commette ora il primo fallo di squadra. 43-32, 11 lunghezze da recuperare per Sassari, che deve cercare di sbloccarsi perché da qualche minuto non riesce a fare la differenza all'interno del parquet, soprattutto con soluzioni offensive che stentano a decollare. Gioco ora un po' spezzettato da una parte e dall'altra nel secondo periodo, parziale di 20-10 per Pesaro. In questo terzo periodo 6-3 ancora per Pesaro. Sassari, che aveva realizzato 19 punti invece in tutto il primo periodo, poi chiaramente meriti e demeriti, come succede in questi casi, si spartiscono. Però tra il secondo e fino a questo momento del terzo periodo solamente 13 punti per la formazione sarda, che prova a sbloccarsi. Qui però arriva l'ennesima palla persa, stavolta da parte di Piredda, poi di Asi, torna indietro dalle parti di Francesco Stazzonelli, ancora di A, che esce da quella che è solitamente la sua area di competenza, ovvero il pitturato. Prova ad alzarsi per la conclusione senza graffiare la formazione pesarese, poi il ribaltamento di fronte per Sassari, piedi a posto, tripla scagliata ma non realizzata da Stefano Piredda, e punteggio che resta congelato sul 43-32. Ovviamente un affare per Pesaro. Staffonelli ancora dentro, poi si va sul fronte sinistro dalle parti di Leonardo Tombari. Un po' di cambi in casa Sassari, dentro Emanuele Pitirra e Tommaso Dozzo, rispettivamente classe 2004 e classe 2005. È proprio Tommaso Mozzo che si occuperà di questa rimessa in zona offensiva di Francesco ad orchestrare. Eccolo qui Mozzo, di nuovo per Di Francesco, che sterza sulla destra, poi si arresta cadendo indietro. Che canestro da parte di Francesco. Splendida giocata e soprattutto splendida lettura di quello che la difesa di Sassari gli aveva concesso fino a quel momento. 4 minuti e spiccioli al termine del terzo periodo. Ertile, c'è il mezzangolo per Tommaso Mozzo, bella risposta da parte del classe 2005 neo entrato. Eccola qui la sfida intanto proprio tra neo entrati, che riporta il possesso dalle parti di Umberto Stazzonelli. Ancora una volta per Di Francesco, si va dentro dal rientrante Prenga, gioco già fermato in precedenza. Doppia cifra di vantaggio ancora per Pesaro, che ha la possibilità però, qualora vengono realizzati due tiri liberi, di mettere addirittura 4 possessi pieni di vantaggio tra sé e i propri avversari. Realizza il primo tiro libero Gabriele Tarallo. Fa 2-2 ed eccolo qui il più 12 per la formazione di casa. Dall'altra parte Tommaso Mozzo, poi Pisano, Ertile ancora fuori dal perimetro, rischia di scivolare nel parquet mettendosi in posto per la tripla Riccardo Pisano. Nulla da fare per il 12, corre dall'altra parte velocemente Matteo Di Francesco, sfruttando il blocco centrale di nuovo di Tarallo. Niente da fare, poi Stazzonelli prova a metterci una mano, non commette fallo lui, commette fallo il suo compagno di squadra, dovrebbe trattarsi di Tombari, sì così è, e Pesaro che è al terzo fallo di squadra, Sassari invece è al quarto in questo terzo periodo. Da Basoli per Ertile, che pensa di sfruttare inizialmente il movimento offertogli da Pitirra, poi decide per la soluzione personale. Ancora una volta a battagliare Sassari sotto le plance, non riesce però con Giovanni Palazzi a correggere a canestro. E terzo periodo piuttosto spezzettato fino a questo momento. Prestazione offensiva in termini di punti realizzati non buona né da una parte né dall'altra.
con Sassari ferma a quota 6 punti, Pesaro a quota 10 e forse anche un po' di stanchezza che inizia ad arrivare da una parte e dall'altra. Tentativo di accelerata di Pitirra, perde il possesso qui la formazione di coach Zucca, 47 a 35 e non riesce a stampare quel mini parziale che le consentirebbe di rientrare pienamente all'interno del match. Fino a questo momento cuscinetto di vantaggio confortante per Pesaro, che fa circolare velocemente la palla con Di Francesco, tiro in corsa, niente da fare, poi Ertail contro due avversari fa ripartire i suoi, in transizione va a Sassari, eccolo qui ancora Pitirra, Ertail si alza, bellissimo movimento, molto pulito, molto composto da parte del lungo libanese. E siamo sul meno 10, rettilineo finale di terzo periodo, retina in questo caso ma esterna per Staffonelli. Ed eccola allora una rara opportunità, almeno fino a questo momento, per Sassari per riaffacciarsi all'interno di questa partita, sfuggita soprattutto nel secondo periodo col parziale di 20 a 10 per Pesaro. L'accelerata a proposito di 10 di Pitirra. Vediamo se riesce in qualche maniera a Basoli a realizzare, pochi secondi a disposizione, ci ha provato dalla distanza Mozzo, ma altri 11 secondi a disposizione di Sassari, qui con la giocata in reverse che però non è più utile perché c'è stato un fallo in precedenza. Si resta nella metà campo pesarese, torna dentro anche Pietro Sablic. A dare centimetri e fisicità alla formazione di casa va a rifiatare Stazzonelli per questo finale di terzo periodo. Rimessa già effettuata, Pitirra si alza, niente da fare, eccolo qui Pietro Sablic nel rimbalzo difensivo, varca la linea di metà campo, riesce a contenere la pressione di Tommaso Mozzo, l'ultimo tocco però è del numero 4 di Sassari. Va proprio Sablic a occuparsi di questa rimessa offensiva. È proprio il movimento da parte di Mozzo, eccolo qui, sul fronte destro dell'attacco pesarese. Poi si va fuori da Tarallo, che però perde il contatto con le operazioni. Ancora ottima la pressione di Mozzo. Può correre Sassari in campo aperto e l'ha potuto fare davvero poche volte in questa partita. Basoli realizza due punti semplici, 47 a 39, ma l'ho fatto Sassari con un fondamentale in cui è riuscita poco in questa partita, ovvero recuperando palla grazie alla pressione. Momento chiave del match, meno di un minuto al termine del terzo periodo. Attenzione perché c'è tantissimo spazio per tombare, il triplo è importante, sul rimbalzo lungo c'è ancora il numero 4, lo scarico per Pietro Sablic, due punti di fondamentale importanza da parte del numero 11 di Pesaro, che riporta i suoi sul più 10, elastico che si riaccorcia e si riallunga, ma a beneficiarne, dato che il cronometro corre, è la formazione pesarese che qui subisce però la bella sortita offensiva di Riccardo Pisano. Discrepanza di poco più di un secondo tra i due cronometri, vediamo se Pesaro va al tiro veloce, sembra così. Eurostep è davvero ben fatto da parte di Tarallo, 51 a 41 sulla quota 6 punti Tarallo, ultimi 6 secondi del terzo periodo, prova a mettersi in ritmo per la tripla che non va al referto Basoli e poi non troppo lontana dal miracolo cestistico Pesaro sulla sirena del terzo periodo. Siamo sul più 10 per Pesaro, che dovrà tentare nel quarto periodo di finalizzare il compito, un compito iniziato sul finale del primo periodo dopo il primo strappo di Sassari. Poi la formazione di casa è riuscita a prendere il largo col parziale di 20 a 10 nel secondo periodo e di 14 a 12 nel terzo.
È il momento della verità per Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro, perché sta per iniziare il quarto periodo e inizia sul 51-41 per la formazione di casa, che cercherà di andarsi a prendere la prima vittoria in questa prima giornata del girone A della IPSA Next Gen Cup 2022-2023. Artail dall'altra parte prova ad andare fino in fondo, viene fermato a suo giudizio anche fallosamente, come aveva fatto gesto anche agli arbitri. Vi ricordo su Eleve Sports questa lunga giornata, questa lunga prima giornata con la Next Gen Cup 2022, proseguirà anche con Venezia Milano dalle ore 15:30, Reggio Emilia Varese dalle 16, Scafati Brescia dalle 17:30, ultima partita Treviso Trieste dalle 18, ultima partita oggi perché ovviamente si proseguirà anche domani e dopodomani. Artail alzandosi, niente da fare per il cestista di nazionalità libanese. Va Pesaro con Di Francesco, poi c'è anche Grimaldi all'interno del parquet, eccolo qui, si mette in visione il numero 18, anche se Siepi, anche lui in entrato, preferisce andare a esplorare altre situazioni ed è la scelta giusta, perché poi c'è Grimaldi a realizzare due punti che valgono il nuovo più 12 di Pesaro, che ovviamente non deve commettere l'errore di alzare il piede dall'acceleratore in maniera troppo prematura. Cambio o finto di cambio di direzione da parte di Pitirra, poi dalla distanza non è semplice per lo stesso numero 10, si va a lottare a rimbalzo. Ancora l'ottimo lavoro sotto le plance della formazione pesarese. Pesaro che fino a questo momento ha raccolto 35 rimbalzi, anche se dall'altra parte Sassari non siamo troppo lontani, siamo a quota 34, qui tantissimo spazio però lasciato a Pitirra, anzi pardon, ovviamente si trattava di Siepi. C'è interferenza e quindi i due punti vengono convalidati, 55-41, e ora Pesaro chiaramente sta cercando di dare anche la spallata definitiva per andarsi a prendere i primi due punti di questo suo torneo. Vediamo Sassari se riesce a reagire proprio sull'orlo del precipizio, tra virgolette, qui però ennesima palla persa, va Sablic che va semplicemente più veloce degli altri, Mozzo non riesce a stare su di lui e riapprezziamo l'accelerata del numero 11 che si dà uno sguardo indietro e riesce ad andare fino in fondo, 8 minuti esatti al termine del match, esplora le vie centrali intanto Riccardo Pisano, c'è il fallo di Siepi su di lui ed è il primo fallo per il numero 10, mentre Sassari decide di far ruotare un po' di uomini dentro Palazzi e Piredda nelle file del club sardo. Vi ricordo, insieme a Pesaro e a Sassari nel gruppo A ci sono Brindisi, Reggio Emilia, Trieste, Tortona, Treviso e Varese Basketball. Solo quattro squadre accederanno alla fase successiva. Dal mezzangolo Artail, niente da fare per lui, e Sassari che continua un po' a litigare con i tiri dalla distanza, poi in reverse però riesce a farsi perdonare il numero 18, 57-43, ma la strada è ancora piuttosto lunga per gli uomini di coach Zucca, anzi sarebbe meglio dire i ragazzi di coach Zucca. La linea di penetrazione centrale la esplora anche Tarallo, subisce il fallo e la classe 2004 e si guadagna due tiri liberi, un fallo di squadra a testa e due possibilità dalla linea della carità per Tarallo. Pesaro che fino a questo momento ha tirato con l'8 su 12 dalla linea breve e si va ad aggiornare con il 10 su 14 e ci attestiamo sul 67% proprio della linea della carità. Artail 59-43, dice il tabellone della Vitifrigo Arena di Pesaro. C'è Mozzo che cambia direzione,
va sul fronte destro al neoentrato Piredda, poi in qualche maniera Pisano, il ferro si lotta sotto le plance pesaresi, l'ultimo tocco è di un giocatore di Sassari, si dovrebbe trattare di Marco Piredda, e Pesaro che riesce a far scorrere il cronometro, a non subire canestro ed avvicinarsi e a mettere un altro mattoncino al suo primo successo in questa Next Gen Cup 2022-2023. Pietro Sablic appena fuori dall'arco di Francesco, conclusione da fermo molto complicata, qui rara occasione in cui Pesaro non ha fatto circolare la palla, Di Francesco scuote la testa conscio dell'errore di scelta che ha compiuto in questo istante, nonostante ciò va a prendersi comunque l'incoraggiamento da parte di coach Giovanni Luminati. Tile va a varcare la linea di metà campo, decide di fare tutto da solo, c'è cioè il raddoppio di fatto portato sia da Sablic da un lato e Tarallo dall'altra. C'è il fallo di Grimaldi e saranno due tiri liberi per Tile. ...16 punti... con 5 falli subiti per il cestista libanese che sta viaggiando con il 42% dall'interno dell'arco e il 17% invece dalla lunga distanza, 6 tentativi da 3 per lui, solo una tripla realizzata. Vediamo se Pesaro poi rigetterà nella mischia anche Stazzonelli, che fino a questo momento è il mattatore di questo primo pomeriggio per quanto riguarda le conclusioni da tre, fermo alle 3 triple realizzate nel primo tempo, poi 2-3 sbagliate nel secondo. Intanto Sablic fino in fondo, i 2 punti che valgono il più 17 addirittura per Pesaro, che continua a macinare punti e gioco cercando ormai di orientare definitivamente il match. Rtail, su di lui c'è Tarallo, prova a cercare la giusta spaziatura, si va sul fronte sinistro, tripla scagliata e non realizzata da Piredda, altra chance, suona però la sirena dei 24 secondi, Sablic a guidare la transizione di Pesaro, si passa dalle mani di Siepi, fuori ancora da Di Francesco, vediamo qual è la scelta, non si va a giocare l'uno contro uno con Artail, Sablic dall'angolo, il ferro a dirgli di no, può correre dall'altra parte Sassari con la giocata intelligente di Pisano, Artail sul più bello non riesce a realizzare, poi palla che danza letteralmente sul ferro e Sassari che vanifica anche questo possesso con coach Zucca, che ovviamente chiede i suoi qualcosina in più per questi ultimi 5 minuti e 28 secondi. Prossima partita all'Arena Centrale di Pesaro, vi ricordo, dalle ore 15:30 sarà la volta di Venezia e IA7 Emporio Armani Milano, che inaugureranno la loro prima giornata di questa Ipsa Next Gen Cup 2022-2023. Di Francesco, extra pass in extremis per Grimaldi, che realizza 2 punti, subisce il fallo, tiro libero supplementare in arrivo per il classe 2005, che potrebbe completare il gioco da 3 punti e, anche se mancano più di 5 minuti, mettere quasi la parola fine a questo match, perché andremo sui più 20 per Pesaro. Discorso quasi in fotocopia quello che abbiamo visto nella primissima partita di questa prima giornata, quella tra Napoli e Virtus Emilbanca Bologna, con Napoli che ha preso gradualmente distacco sulla formazione emiliana vincendo poi per 80-62, qui ora siamo sulle 65-44 e Sassari che attacca con Pisano, qui rischia però di perdere un ulteriore possesso, si va ad esplorare ancora la soluzione Artail, che però spesso e volentieri si va a mettere in proprio e chiaramente la difesa di Pesaro collassa
attorno al numero 18 cercando di sbarrargli, spardone, la strada verso il canestro. Niente da fare ancora per la formazione di coach Zucca. Più 21, tradotto 7 possessi pieni di vantaggio per Pesaro, con Ertail che intanto va a parlare con gli arbitri per l'ultimo possesso, dove avrebbe voluto qualcosina in più in termini di decisione. Dovrà ora riposizionarsi nella sua metà campo per gestire questo possesso gestito da Elia Sgarzini, tornato sul parquet anche il classe 2004. Traccia verticale molto ben pescato Matteo Grimaldi, che in questi ultimi minuti si sta mettendo al centro del palcoscenico, qui va a bloccare e poi a rollare verso canestro. Due punti quelli che valgono addirittura il più 23, e Pesaro che sta stralegittimando questo successo e che ha la possibilità, Pesaro, di giocarsi questa prima fase nel suo impianto, che ieri è stato il teatro della grande sfida per la quinta finestra di qualificazione al Mondiale 2023, che ha visto la Spagna di Scariolo battere l'Ital Basket di Gianmarco Pozzecco. Vi ricordo, lunedì prossimo dalle ore 16 a Tbilisi la sfida tra Georgia e Italia, che sarà molto importante per capire quello che sarà eventualmente il proseguo del cammino azzurro nella strada che porta alla rassegna iridata che si disputerà la prossima estate in Giappone, Indonesia e Filippine. Sgarzini, appena al di fuori del perimetro, cerca di farsi vedere in qualche maniera Giovanni Sablic, eccolo qui il numero 15, molto reattivo, si alza, niente da fare per lui. Allora Sassari, tanto spazio lasciato Artail, che poi cade davvero in maniera piuttosto forte a terra. Speriamo non si sia fatto nulla di che. Il lungo libanese per fortuna riesce ad alzarsi senza nessun tipo di problema. Tra l'altro gran giocata, perché due punti che vengono convalidati, il fallo subito, il tiro libero supplementare per Ertail. Parabola che fa muovere la retina e sale a quota 20 punti. Ertail è nettamente il giocatore di suoi, da aver il bottino migliore. Vediamo Pesaro come decide di chiudere questo match, al cui termine mancano 3 minuti e 35 secondi. C'è la gestione da parte di Grimaldi, che ha fatto davvero molto bene in questa ultima parte di match. Poi c'è il fallo subito da Giovanni Sablic, anche lui è entrato bene, l'ha gettato nella mischia Giovanni Luminati. C'è il secondo fallo personale per Pisano. Segno il primo tiro libero di Giovanni Sablic, avrà una seconda opportunità per far avvicinare a quota 70 Pesaro. Fa 2 su 2. Ed ora Sassari, che ovviamente vede scivolare via questa partita, però il compito di fare alcune cose piuttosto bene, come questa tripla ben realizzata di Edoardo Raffo, che entra molto bene all'interno del parquet. Dicevo di fare molto bene, perché chiaramente al di là del risultato in sé, compito della Next Gen Cup, così come di molte competizioni giovanili, è anche quella di andare oltre il risultato, che è chiaramente importante, ma soprattutto di concentrarsi sulla crescita dei giovani. E chiaramente anche da questa sconfitta per Sassari può arrivare una lezione importante. Rico Casu dentro anche per la formazione di Zucca, qui niente da fare, allora può correre col passaggio addirittura dietro alla schiena di Elia Sgarzini, palla toccata e si resterà nella metà campo di Sassari. Vi ricordo che
In questa Ipsa Next Gen Cup 2022-23 prendono parte le 16 formazioni under 19 dei club di Serie A, con questa prima fase da oggi fino al 14 di novembre. Intanto il tiro cadendo indietro di Sgarzini, che non va a referto. Prime tre giornate in questi primi tre giorni, le restanti quattro si disputeranno a Trento e Rovereto dal 23 al 26 febbraio del 2023. 16 squadre che sono state suddivise in due gironi da 8 formazioni ciascuno passeranno alle Final 8, le prime 4 dei rispettivi gironi. Intanto ancora bene Matteo Grimaldi, che sale a quota 8 punti, davvero in un fazzoletto, però ha dato risposte importanti anche il numero 18 di Pesaro. Quando mancano 1 minuto e 48 secondi al termine dei giochi, andiamo a dare anche uno sguardo a quelle che sono state le statistiche maturate fino a questo momento, anche se chiaramente ora vengono sporcate un po' da un finale di partita che vede l'esito sostanzialmente ormai scontato a vantaggio dei ragazzi di Luminati. Dicevamo di Ertile come top scorer dei suoi e in maniera piuttosto netta. Dall'altra parte invece tre giocatori in doppia cifra, vale a dire Pietro Sablic, Stazzonelli e Gabriele Tarallo, anche se Stazzonelli poi è stato fatto sedere in panchina da coach Luminati per gran parte del match, ma quando è stato gettato nella mischia ha fatto vedere quello di cui è capace. Intanto si arresta ancora una volta Grimaldi, stavolta il primo ferro per lui, ma ci sono altri 10 secondi a disposizione di Pesaro per orchestrare qualcosa. Ci prova con Sgarzini, ancora lontano dal perimetro c'è anche Luca Loi per questo finale di match, con questo airball che termina lontano dal canestro. Ci ha provato Luca Aloi. Pronto Sassari a riprendere il gioco. Vi ricordo anche gli impegni di queste due squadre nella giornata di domani, con Sassari che dalle ore 15.30 sfiderà Tortona, mentre per quanto riguarda Pesaro chiuderà la giornata di domani contro Reggio Emilia. Tanto meno di un minuto al termine dei giochi, vediamo chi delle due riesce a chiudere meglio questo match. Torna a battere un colpo anche Leonardo Prenga, che si era fatto vedere con un paio di canestri piuttosto apprezzabili nel primo tempo. Ennesima palla persa da Sassari, ringrazia e realizza appoggiando al vetro Sgarzini. Due punti del set che soprattutto nei primi minuti di partita aveva orchestrato gran parte della manovra offensiva per quanto riguarda la formazione di casa, che qui è in una delle sue ultime difese e gli riesce anche piuttosto bene, costringendo all'infrazione di passi Fabio Basoli. Ultimi 28 secondi e discrepanza di poco più di 5 secondi tra i due cronometri. Di nuovo Sgarzini cercando il pertugio, va sulla sua destra da Aloi, niente da fare per lui, ma ancora una volta Prenga si prende il pitturato, alza la parabola, bel canestro del numero 20 che aumenta il bottino dei suoi, che sfiorano gli 80 punti. Ultimi 5 secondi, ma ormai i giochi sono terminati. Termina la sfida tra Pesaro e Sassari e la vincono i padroni di casa col punteggio di 79-51, meritando questo successo al termine di una partita condotta sostanzialmente dal secondo quarto in avanti. Parziale nel terzo periodo di 14-12, nel quarto addirittura di 28-10, ma insomma gli ultimi 4-5 minuti sono stati una sorta di garbage time, anche se, come detto, in una competizione del genere bisogna prestare occhi e orecchie anche a quella che è la crescita di questi ragazzi che si stanno cercando di preparare per i palcoscenici più ambiti. Vi ringrazio amici di MS Sports Italia per averci seguiti anche in uno di questi 8 match che vi stiamo proponendo in questa lunga giornata su Eleven, e che proseguirà ovviamente con le prossime partite qui tra l'arena centrale di Pesaro e la palestra nord. Quindi vi rinvio al palinsesto di Eleven per seguirvi tutti i prossimi match di questa prima giornata con la Ipsa Next Gen Cup 2022-23.
left me out to dry, but I came back. Boy, you gotta know we don't play that. Boy, you gotta know we don't play that. I've been laying low, I had to stay back. I was at work, they did not die. No magic button on life, ain't no tie-dyes. Go, gotta, the flow so globe, try to. Three-pack, I'm serving them all a whole lot of. Prima io mi sono votato. Io ho fatto male.